Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui oggi a parlare non di piante, non di giardinaggio, ma bensì di cucina. Oggi vi presenteremo, meglio parleremo, attraverso l'esperienza e la bravura di Fabiana Puzzulu, questo che è lievito madre liquido. Comunque ve lo faccio spiegare da lei, che è veramente molto molto brava. Eccoci qui Fabiana, allora spiegaci un po' questo famoso lievito madre, che insomma nel web ormai impazza, si sente soprattutto adesso anche col lockdown, tantissimi parlavano di lievito, è finito sugli scaffali del supermercato, ma cos'è in buona sostanza? Il lievito madre altro non è che acqua e farina che viene lasciata riposare, e in questo modo si formano i lieviti e i batteri, quindi diventa un vero e proprio essere vivente. Gli esseri viventi quindi hanno il loro metabolismo, consumano gli zuccheri, gli amidi della farina e producono anidride carbonica. In questo modo la maglia glutinica del pane intrattiene l'anidride carbonica e avviene proprio quel processo che chiamiamo di lievitazione. Il lievito madre si differisce dal lievito di birra perché, oltre al Saccharomycetus, che è il lievito di birra, nel lievito madre troviamo tantissime altre tipologie di lieviti e tante tipologie di batteri. Io uso il lievito madre liquido perché mi trovo meglio per il pane. Ha una concentrazione di acqua e di farina uguale, quindi quando lo vado a rinfrescare prima di utilizzarlo devo dargli da mangiare, si dice così, quindi prima di panificare dobbiamo rinfrescare il nostro lievito. Rinfrescare un lievito madre liquido è semplicissimo perché non dobbiamo far altro che pesarlo. Io in genere ne rinfresco 50 grammi, a seconda poi chiaramente anche di quello che voglio realizzare, quindi a seconda di quanto pane voglio produrre. A questo punto ai 50 grammi di lievito aggiungo 50 grammi di acqua. E non faccio altro che mescolare, quindi sciogliere il lievito. Successivamente aggiungo. Guarda che io ti sto osservando, c'ho già una serie di domande cattive da farti perché mi stanno venendo a 4 a 4. E certo. E anche i nostri ospiti che ci stanno guardando, esatto, assolutamente stanno dicendo: ma perché? Perché chi approccia questo mondo all'inizio può sembrare complicato, ma in realtà è più semplice di quanto uno pensi. Quindi ai 50 grammi di acqua aggiungo anche 50 grammi di farina. Sciolgo bene, anzi dovrei usare anche, posso usare anche le fruste per montare il lievito, e a questo punto, una volta che è ben amalgamato, vedete, dovete fare con un po' di forza. A questo punto il mio lievito in crema, lievito madre liquido, è pronto ed è stato rinfrescato. Adesso ci vorranno circa 3 ore, perché un lievito madre quando è in forza ci mette circa 3 ore a raddoppiare. Tra 3 ore sarà pronto e potrò usarlo come lievito nell'impasto. Allora adesso ti faccio la domanda cattivella che avevo qui in serbo, pronta pronta, ma non è che è un po' una moda questa del lievito madre? In buona sostanza, perché io devo avere il lievito madre e non un lievito normale? Allora, il lievito normale non esiste, nel senso che i lieviti sono di tantissime tipologie e sono ovunque, cioè anche sulle nostre mani, eccetera. Nel lievito madre, essendoci tante tipologie di lieviti, ma anche tanti batteri, sia lattici che acetici, aiutano la digestione. Quindi si dice che un prodotto, ed è vero, fatto, realizzato con lievito madre, è più digeribile, ma anche ha una conservazione più lunga. Quindi un prodotto fatto, un pane realizzato con lievito madre, piuttosto che con solo lievito di birra, è un pane che dura di più. Chiaramente la digeribilità non dipende solo dal lievito, ma anche dalla tipologia di farina che utilizzerò, una farina di forza, una farina debole, e soprattutto dai tempi di lievitazione, quindi il tempo che darò a questi lieviti di consumare quelli che sono gli zuccheri presenti nel preparato, nella farina. Bene, allora mi ha stroncato subito la prima domanda, Fabiana, non ti faccio più la seconda. Come avete capito, Fabiana non solo è preparata ma è bravissima, quindi il consiglio che vi do è quello di approfondire sul suo canale. Tra l'altro questo vuole essere anche un video proprio così di amico, che può portare sicuramente dei nuovi fan al suo giovane canale, che pensate proprio oggi compie i suoi primi 1000 iscritti, e quindi li facciamo noi del Portale del Verde tanti auguri, e vi invitiamo anche voi a iscrivervi. Ricordatelo, lo vedete lì sul grembiule di Fabiana, le dolci pagnotte, iscrivetevi. E poi
fatemi sapere se è veramente così brava come ve l'ho descritta. Io come sempre vi invito a mettere un bel pollice all'insù, spollicciate e al prossimo video. Adesso vi lascio con le mie pecore. Ciao!